Allora, guarda, io sono sincero, l'ho vista, la partita l'ho vista e non mi aspettavo la vedere così. E anche se devo dire la verità, cioè le squadre che sono arrivate seconde in classifica, ho visto l'immagine di tutte e quattro le partite, hanno fatto un po' fatica tutte e Sì. tre le squadre, sia Padova, Torres e l'Avellino. Ci può pure stare. La partita così, il primo match, no? Come si dice. Oggi ha perso 1-0 e ti giochi tutto in casa. Non c'è problema di formazione, non c'è chi entra, chi gioca, chi sta in panchina. Oggi c'è solo una cosa, è un risultato che lo puoi ottenere come hai fatto nelle ultime partite. Io ho visto l'Avellino con il Benevento, con il Picerno, comunque è una squadra messa bene in campo. Chi ha giocato ha giocato, chi è entrato ha fatto la differenza. Cioè, comunque oggi parliamo di un Avellino che ha tutto nelle mani sue. Cioè, la vittoria in casa la può fare contro un Certo. Catania che, secondo me, un Catania in cui, diciamoci la verità, non è che ha fatto un campionato bello, ha fatto un campionato disastroso, però la convinzione dell'ultima partita contro il Benevento gli ha dato un po' di carica a questa squadra. Se sulla carta il Catania ha una formazione importante, se andiamo a vedere i giocatori che stavano in panchina, diciamoci la verità, è una squadra che a me fa paura. E diciamo che la partita non è stata giocata come volevamo, no? Noi di Avellino. Però c'è ancora questo match da recuperare.